Purtroppo questa maggioranza ha deciso di andare avanti con il taglio del Parco regionale Silente Velino, un vero e proprio sfregio a tutte le comunità, non solo del luogo, ma a livello regionale. In un momento in cui ci si orienta sempre più alla transizione ecologica, che sempre più fondi vengono resi disponibili sia a livello nazionale che europeo, questa maggioranza decide bene di mortificare l'unico parco regionale della regione Abruzzo, che si definisce una regione verde, andando a tagliare quasi 14.000 ettari, nonostante le oltre 120.000 firme raccolte. Dulcis in fundo, la maggioranza ha per l'ennesima volta riproposto tutta la sua arroganza e violenza nel portare avanti i lavori di commissione. Sono stati presentati infatti i classici emendamenti, i subemendamenti che hanno stralciato e stracciato il regolamento dei lavori del Consiglio, soltanto per bypassare la legittima e necessaria richiesta di ascolto da parte delle opposizioni e da parte dei cittadini. Noi a valle di questo ci ritroveremo con una riforma del parco che anziché migliorarlo lo peggiorerà, senza risorse economiche per farlo funzionare, ma ancor di più con un'assurda intenzione e idea di andare a tagliare i confini del parco, tagliando i confini di quei comuni che hanno richiesto e preteso questo taglio e che l'assessore gli ha accordato, ma guarda caso mantenendo per tutti questi comuni almeno 1 metro quadro all'interno del territorio del parco, in maniera tale che pur stando fuori dal parco possano comunque evidentemente continuare a fare accesso a quelli che sono i fondi messi a disposizione dalla regione e dall'ente parco per la comunità del parco e per tutti i comuni che ne fanno parte.